amici di Onda Libera, siamo alla Memo, dove la Memo stessa ha organizzato un evento per ricordare i 100 anni dalla nascita di una grande scrittrice italiana, Anna Maria Ortese. A raccontarci Anna Maria Ortese è qui con noi Lucia Tancredi, una scrittrice marchigiana di successo. L'anno scorso ha ricevuto un premio internazionale dalla città di Verona per il libro La vita privata di Giulia Schutt, ossia la compagna di Gramsci. Il titolo tra l'altro di questo incontro, Corpo Celeste, richiama l'ultimo libro che Anna Maria Ortese ha scritto prima di morire. È un titolo bellissimo, che pare quasi un ossimoro, perché un corpo non può essere celeste. All'inizio di questo libro lei dice che quando era bambina le spiegavano che i corpi celesti erano quelli che ruotavano attorno alla Terra, questi corpi perfetti in questo etere azzurro, e che la Terra era questo piccolo grumo opaco, per cui in realtà siamo sempre vissuti scindendo le due cose, scindendo da una parte il sacro che è nell'azzurro, in una sorta di trascendenza, e in realtà non prendendoci cura abbastanza della natura che, dice Anna Maria Ortese, è il nostro grande amore, il nostro corpo celeste. È strano questo piccolo libro, Corpo Celeste, come un po' sono strani tutti i romanzi e tutta la scrittura di Anna Maria Ortese. È strano in particolare, però è un piccolo libro che ci lascia come una sorta di testamento spirituale, una serie di indicazioni importanti. Amare la terra, prendersi cura di tutte le piccole creature della terra, che sono primogenite nei confronti della creazione. In fin dei conti l'uomo che ha la pretesa di possedere la terra è venuto da ultimo. Quindi recuperare questa sorta di mondo innocente, che è il mondo fantastico di Anna Maria Ortese, con le sue bestioline parlanti, con i suoi folletti. Ma soprattutto Anna Maria Ortese ci dice di recuperare la parola. Dice che la tragedia dei nostri tempi è l'azione senza copertura di parola. Anzi, l'azione immessa nella vita, a volte o senza parola o con la parola che è demandata al grido o a un vocio indistinto. Invece c'è ancora bisogno di una parola che sappia dire la vita. L'ultimo film di Martone, Il giovane favoloso, trae questo titolo proprio da un racconto di Anna Maria Ortese. L'essere favoloso di Giacomo Leopardi era appunto questo, quello di credere in una parola capace di consegnare il senso della vita e di dare valore al nostro esserci in questa vita, nonostante il dolore. È un'autrice che, malgrado diciamo i 100 anni dalla nascita, è attualissima ancora. E in un'epoca come questa, in cui parole come morale, come etica sembrano scomparse, e il messaggio dell'Ortese può tornare utile per riacquistare un po' di equilibrio? Sì. Allora, innanzitutto Anna Maria Ortese non è una scrittrice facile. È una scrittrice difficile e complessa, non per erudizione o per sfoggio di cultura. Anzi, Anna Maria Ortese aveva poco più della licenza elementare. La sua fu una cultura d'accatto. Però in realtà è difficile perché la sua poetica è una poetica che scioglie dei nodi che sono estremamente difficili e complessi. Mai come in questo momento è necessario affrontare non solo la lettura ma lo studio di Anna Maria Ortese, e soprattutto quello che dice Anna Maria Ortese, vale a dire liberarci dalla assurda presunzione di credere solo in una realtà fisica, una cosa da bere o da mangiare, ma pensare che la realtà è fatta anche di sogno, è fatta anche di respiro, e diventare, come diceva lei, tutti cercatori di identità, un'identità tra l'altro personale, collettiva e nazionale. I cercatori di identità, dice lei, sono quelli che cercano il buio che è intorno alla notte e la luce che è intorno al cuore. Ci dica due parole sul libro, come mai questo è dedicato alla compagna di Gramsci? Perché nessuno ci ha mai raccontato quello che è oltre i documenti e quello che è oltre la storia. Nessuno ci ha mai raccontato che Gramsci, prima di morire, scrisse Ogni cosa è per Giulia. Ogni cosa, vale a dire i suoi quaderni, tutti quanti i suoi scritti, e mi sono chiesta a lungo chi fosse Giulia. Giulia era la moglie amatissima,
una donna che aveva una serie di colpe, vale a dire la colpa di essere molto bella, di essere una nobile russa, di essere una grande musicista, una donna veramente amata con grande passione. Quindi in realtà parlare di Giulia significa parlare di tutto quel sommerso che la storia non ci racconta. Voglio di nuovo ricollegarmi a Anna Maria Ortese. I cercatori di identità, i cercatori di parole devono dare voce alle creature che non hanno avuto questa voce. E Giulia era una di queste. Grazie e complimenti.